Amici sportivi di 8 Channel, benvenuti ad una nuova puntata del Teatro dei Campioni Estate. Le prime luci dell'alba illuminano la dormiente, noi siamo davanti al Duomo. La nostra direzione è Fiuggi, partiremo alla volta del ritiro della nazionale italiana di rugby che sta preparando il mondiale in Inghilterra. Ci sono in squadra due sanniti, Carlo Canna e Joshua Furno. Proveremo a raccontarvi le loro emozioni in questo ritiro premondiale. Siamo nel quartier generale della nazionale italiana allo stadio comunale di Fiuggi. Qui gli azzurri stanno preparando l'esordio mondiale del 19 settembre contro la Francia. Prima però ci saranno anche dei test match con la Scozia, ma Jacques Brunel ci tiene a portare tutti i suoi ragazzi al massimo della condizione atletica. Nel gruppo trainato da capitan Sergio Paris ci sono anche i due sanniti, Carlo Canna e Joshua Furno. We'll be right back.
Due sanniti in nazionale, due atleti, scuola rugby Benevento che dopo tanti sacrifici sono riusciti a vestirsi d'azzurro. Due storie diverse, quella di Joshua Furno ha radici più profonde, ormai il ragazzo di Beltiglio di Ceppaloni è una delle colonne del progetto tecnico di Jacques Brunel. Gioca da qualche anno come seconda linea titolare, ha fatto grandi prestazioni, quest'anno una meta importante nella vittoria in Scozia. Tanta esperienza per Joshua, prima in Francia, adesso ai Newcastle Falcons in Inghilterra. Insomma, un giocatore fatto e finito che al mondiale avrà la sua vetrina migliore. Diversa rispetto a quella di Joshua Furno, la storia di Carlo Canna. Lui è arrivato in nazionale dopo aver vinto il premio di MVP del campionato di eccellenza, giocato egregiamente con le Fiamme Oro. Il ragazzo beneventano ha fatto la differenza quest'anno con la squadra della Polizia di Stato. Poi è arrivato l'infortunio di Kelly Aimona, che per il momento sembra essere tagliato fuori dall'avventura mondiale. Carlo Canna, mediano d'apertura delle Fiamme Oro, anche lui, come dicevamo prima, scuola rugby Benevento, di sacrifici ne ha fatti tanti, è cresciuto molto negli ultimi anni e adesso si gioca la carta più importante della sua carriera. Qualche mese fa, proprio ai microfoni di 8 Channel, durante la sua visita all'Accademia Federale di Benevento, Jacques Brunel aveva detto che Carlo Canna poteva essere il futuro numero 10 della nazionale italiana, ma ad una nostra precisa domanda rispose: è ancora presto. Poi l'infortunio di Aimona, come dicevamo poco fa, ha cambiato i piani, però adesso il tecnico francese sta valutando l'atleta beneventano, di cui ha detto ottime cose, soprattutto in quell'intervista che ci rilasciò in quell'occasione. Insomma, un grande orgoglio per tutto il rugby Benevento e anche per le Fiamme Oro del direttore sportivo Claudio Gaudiello, che su questo ragazzo ha investito e alla fine ha vinto la sua scommessa, perché dall'anno prossimo Carlo Canna giocherà anche con la franchigia delle Zebre. L'allenamento della nazionale italiana di rugby è appena terminato, la squadra di Jacques Brunel è rientrata in albergo. Noi invece abbiamo raggiunto il centro storico di Fiuggi, alle nostre spalle c'è il comune, per regalarvi e regalarci una cartolina di questa storica città termale.
Grand Hotel Palazzo della Fonte è qui che alloggia la nazionale italiana in questo ritiro di Fiuggi. Noi siamo pronti ad entrare e a sentire le impressioni di Joshua Furno e Carlo Canna. Siamo con uno dei due sanniti che fa parte della nazionale di Jacques Brunello, Joshua Furno, che ormai è un veterano. Joshua, insomma, sei diventato un punto cardine di questa nazionale, hai fatto tanta strada. Sì, vabbè, non mi ritengo un punto fermo della nazionale, sono un giocatore come tutti gli altri, però ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di giocare spesso e fino adesso tutto bene. Dal rugby Benevento, poi alla Francia, l'Inghilterra, la tua è una gran bella carriera per adesso. Sì, dai, non mi lamento. Ho iniziato a Benevento, dopo mi sono spostato a Viadana, Ieroni, tutto il progetto Celtic e dopodiché sono andato in Francia, ho fatto 2 anni in Francia, adesso in Inghilterra. Io sono stato a maggio a Narbonne con i rugby Benevento in tournée e lì parlavano tutti benissimo di Joshua Furno. Sì, purtroppo Narbonne ha fatto solo una stagione perché, cioè, sfortunatamente dopo ho fatto il passo in avanti, sono andato in top 14, ma a Narbonne ho passato una delle stagioni più belle e davvero un gran posto, il rugby lo vivono in modo straordinario e è uno dei posti più belli in cui sono stato. Come ti trovi invece in Inghilterra? Sì, in Inghilterra mi trovo molto bene, è la squadra abbastanza competitiva, anche se quest'anno non abbiamo avuto i risultati che avremmo voluto, ma il campionato è molto duro, è difficile, penso che l'anno prossimo potremo fare di meglio. Quali sono le differenze tra il campionato francese e quello inglese? Beh, penso forse il campionato inglese è un po' più equilibrato, non c'è tanta differenza tra le squadre, sia in casa che all'estero, ogni partita è davvero dura, c'è molta competizione e poi penso forse magari il rugby francese è un po' più alla mano, un po' più libero come gioco, mentre in Inghilterra è un po' più strutturato, un po' più disciplinato come gioco. Senti, in azzurro ti abbiamo visto fare ottime partite soprattutto in Inghilterra, a Scozia o addirittura anche a Twickenham in cui torneremo il 19 settembre contro la Francia. Che mondiale ti aspetti? Bah, il mondiale, se tutto va bene, sarà il mio primo mondiale, non vedo l'ora, sarà di sicuro un'emozione, cioè una cosa molto bella giocare un primo mondiale e di sicuro non sarà facile. Ogni partita a livello internazionale è dura, il nostro girone non è uno dei più facili, ma penso che stiamo lavorando bene e non vediamo l'ora di essere lì. Quindi l'obiettivo sarebbe fare il miracolo, insomma, provare ad arrivare ai quarti di finale? Sì, senz'altro, almeno quello è quello che tutti noi vogliamo fare, senz'altro riuscire a vincere 3 partite del girone. Quindi sei rimasto sorpreso di trovare un altro sannita qui in nazionale che ti ha raggiunto? Ma sorpreso no, perché ormai nel corso degli anni i ragazzi di Benevento, i sanniti, ci sono sempre stati in nazionale, ci sono tanti giocatori di qualità che magari non hanno avuto la stessa mia fortuna, ma che però giocano in top 10, giocano in eccellenza e ci sono tanti giocatori di qualità e vedere Carlo qui in nazionale non mi sorprende affatto. Ecco il secondo sannita in azzurro. Diciamo, in azzurro in maniera un po' particolare, quando hai saputo della convocazione, se non sbaglio, eri in treno. Sì, ero in procinto di andare a Parma per iniziare la preparazione con le Zebre. E diciamo è stata una chiamata inaspettata, come ho detto già in precedenza, però è stato un piacere assurdo ricevere quella chiamata e essere qui ora è veramente un sogno che si realizza, che avevo sin da bambino, diciamo. Di tu però di nazionale te ne intendi, perché diciamo le giovanili le hai fatte tu? Sì, ho fatto l'under 18, poi la 17, poi la 19, l'under 20 no però. E poi ho fatto gli emergenti, dove per 2 anni siamo andati in Georgia e soprattutto l'ultimo anno è andato molto bene, dove siamo riusciti a vincere 2 partite contro squadre di calibro del tipo di Uruguay e quindi è andato abbastanza bene, diciamo. Ho chiesto a Joshua se era rimasto sorpreso di trovare un altro sannita in nazionale, così un po' all'improvviso. Lui ha detto assolutamente no, perché Benevento ha sempre portato ragazzi in nazionale, quindi sapevo che Carlo era forte, è normale che sia arrivato. Sei arrivato però dopo una stagione strepitosa con le Fiamme Oro, perché addirittura il pubblico ti ha eletto MVP. Sì, quello è stato veramente un altro grande riconoscimento, cioè anche quello me l'aspettavo, ero stato messo in lista, comunque c'erano giocatori
stranieri che comunque avevano dato una grossa mano alle proprie squadre. Sicuramente arrivare quarto posto con le Fiamme Oro mi ha aiutato tanto in questo premio e, come ho detto l'altra volta, è un premio che va riconosciuto e soprattutto condiviso con tutta la squadra delle Fiamme Oro, che ringrazio. Senti, sei partito da Rugby Benevento, se non sbaglio hai fatto l'esordio in Serie A con i Gladiatori, quindi hai fatto tutta la tua fila giovanile. Ti chiedo qual è stato uno dei tecnici magari più importanti che hai avuto, che ti ha aiutato nella formazione? Vabbè, senza ombra di dubbio il tecnico che mi ha formato e che mi ha seguito, mi segue tuttora, cioè nel senso mi chiama quando può, è Antonio Fragnito, che è anche il mio padrino, quindi lui che mi allenava da quando avevo 8 anni fino a quando avevo 15 anni. Poi l'ho ritrovato con i Gladiatori e ora quest'anno ha dato una mano al Benevento. Peccato, non siamo riusciti ad arrivare ai playoff, però ci riproviamo l'anno prossimo, quindi col Benevento. Senti, l'anno prossimo il Benevento ci riproverà, tu intanto devi provare ad andare al Mondiale. Quella è la cosa più importante al momento. Per i playoff c'è tempo, per il Mondiale è imminente, è un mese. Ora spero di essere convocato per Torino e poi a Torino dare il meglio di me e rientrare in questi 31. Sicuramente la mia convocazione è tanto legata anche alle condizioni di Kelly e Imona, quindi io ce la metto tutta, poi sarà Jack a fare le sue scelte. Beh, Jack Brunelli era stato a marzo a Benevento e proprio nella mia intervista aveva detto Canna, perché di Benevento Canna, anche lui insomma, e aveva detto che tu può essere tranquillamente il futuro della nazionale, però un'altra mia domanda vi ha risposto: adesso è presto, insomma il ragazzo deve prima andare alle Zebre e fare esperienza. Invece hai bruciato le tappe, le Zebre, la chiamata è arrivata e penso che questa sia stata una grandissima soddisfazione. Sì, è stata una grandissima soddisfazione, come detto non me l'aspettavo, ero entrato già nei 50 e già rientrare nei 50 nella lista premondiale era comunque un motivo di orgoglio per me e per la mia famiglia. Poi comunque il fatto che Aimona ancora non recuperava e tutto, Jack ha voluto prendermi e portare qua e ora vediamo come va. Speriamo che sia andata bene e che possa rientrare nel gruppo, speriamo. Abbiamo parlato sia con Joshua con Della Cieca di te, ti hanno fatto tutti quanti i complimenti per come ti alleni e per la persona seria e umile che sei. Io ti chiedo, qual è stata la cosa più bella che hai trovato nel gruppo azzurro? No, sicuramente la cosa più bella è stato il rapporto con i ragazzi, soprattutto venire a conoscenza con giocatori di calibro di Parisse, di Masi. Io li avevo visti sempre in TV, quindi vederli così dal vivo, scambiarci due parole al primo giorno è stato veramente tanto emozionante. Poi piano piano comunque mi sono un po' sciolto, però loro mi hanno dato una mano a mettermi a mio agio e quindi non ho avuto nessun problema ad integrarmi col gruppo. Così di primo giorno sui social della federazione abbiamo visto che quando sei arrivato il primo giorno di tiro davanti a te c'era Sergio Parisse. Sì, eravamo lì, dovevamo prendere le camere e subito Andrea ci ha scattato una foto. Infatti non ti dico, mi sono arrivate delle chiamate, già sei famoso, ho detto che famoso, Sergio sarà quello famoso, io sono l'ultimo arrivato, quindi però fa solo piacere comunque, quindi mi fa pubblicità diciamo. Senti, ci racconti un po' qual è stato il tuo idolo, a quale giocatore ti sei ispirato nel corso degli anni? Sì, sin da piccolo il mio idolo era l'Arkham, un'apertura dell'Australia che fisicamente era tipo come me, non tanto formato diciamo, ma alto, slanciato e tutto. Ora piano piano lui ha smesso, ora di questi tempi Sexton è sicuramente il punto di riferimento per noi numeri 10 di oggi, cioè un giocatore completo in tutto e che ti fa la differenza e riesce a gestire situazioni davvero importanti in momenti importantissimi. Ti faccio vedere un videomessaggio, faccio vedere anche a te un videomessaggio di una persona che conosci molto molto bene. Voglio fare un mio grosso in bocca al lupo a Joshua e Carlo per questa avventura. Spero che per tutte e due vada nel modo giusto. Joshua già sono sicuro che sarà presente al mondiale, Carlo lo speriamo tutti, siete l'orgoglio del Rugby Benevento, il Rugby Benevento vi vuole bene, lo sapete che il Rugby Benevento vi vuole bene, in occasione del cinquantennale voglio invitarvi tutti e due a festeggiare un anno con noi, perché questa società ha dato tanto, sta dando tanto alle nazionali azzurre e in questo momento
rappresenta l'unica certezza che ancora c'è qui nel Sud Italia. Voi siete l'espressione di tutto il Sud Italia, voi siete l'espressione di tutta Benevento e provincia. Tutta la città è con voi, tutta la società è sempre con voi. In bocca al lupo ragazzi e portateci onore. Insomma, il rugby Benevento tifa Callo Canna. Prima delle tue parole abbiamo capito che Callo Canna tifa rugby Benevento. Quella è assodato, non ci sono dubbi. Innanzitutto rispondo al presidente Crepi e poi gliel'ho detto anche, l'ho visto in settimana, gli ho detto quella è casa mia il campo, quindi io appena sono a Benevento ci vado senza alcun problema, anzi mi fa solo piacere salutare i ragazzi e stare lì insieme a loro, quindi non mancherà essere lì per il 50esimo. Senti, a proposito del 50esimo 2016, nel 2016 però giocherai anche con le Zebre. Sì, farò un altro passo in avanti, dopo 3 anni alle Fiamme Oro andò alle Zebre, speriamo di fare bene, ancora lì non conosco nessuno, speriamo che però come qui non ci saranno problemi ad integrarmi e spero solo di fare bene e so che comunque sarà molto diverso dal campionato in cui ero abituato prima, però ci dovrò abituare e speriamo di fare bene. Senti, stamattina abbiamo seguito tutto l'allenamento a porte aperte, praticamente c'era tutta la famiglia Canna, c'era il nonno, c'era mamma, c'era papà, c'era tua fidanzata, c'era tua sorella, insomma, ti seguono sempre, anche gli amici. Sì, sì, anche all'Aquila sono venuti, infatti. Ma mi fa solo piacere, io li ringrazio anche qui, li ho ringraziati e posso dire che è solo un motivo d'orgoglio anche per loro che io sono qui, anche grazie a loro sono qui, soprattutto grazie ai miei genitori a cui va un grosso grazie. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo di vederti già con la maglia azzurra, finalmente quella della prima squadra contro la Scozia a Torino e soprattutto a Twickenham, che penso sia un sogno per tutti. Sarebbe la ciliegina sulla torta, no? Rispondo Crepi a questo in bocca al lupo e speriamo che vada tutto bene e possa risolversi tutto al meglio. Senti, il presidente ha detto che sei un orgoglio per tutto il Sannio, insomma, per il movimento rugbyistico Sannita, beh, belle parole. Sì, sì, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere sentire queste parole. Purtroppo non abbiamo molto tempo per andare a trovare le nostre vecchie società, però quando abbiamo il tempo fa sempre piacere ritornare e vedere il vecchio club, insomma. Insomma, c'è un altro videomessaggio per te, perché i complimenti non arrivano solo da Rugby Benevento e da Benevento, ma anche dal tuo paese. Allora, un augurio da parte mia, Joshua, che tra l'altro siamo anche parenti, sei cugino a mia moglie, un saluto mio personale, però a nome dell'intera amministrazione comunale, sono qui con l'assessore calabrese, l'assessore allo sport e alla cultura, quindi un in bocca al lupo per il mondiale che intraprenderai da qui a settembre, sapendo che anche in questo caso sei l'orgoglio della nostra comunità. La nostra comunità di Ceppaloni è stata la culla e la fucina di tante personalità in vari settori, dallo spettacolo, dalla politica, in questo caso anche nello sport, quindi che ha prodotto, in cui sono nati tanti talenti che poi hanno portato alto il nome della nostra comunità, della nostra provincia e della nostra nazione anche all'estero. Quindi un in bocca al lupo, appresso con l'impegno che ci vedremo qui a Ceppaloni per una festa di tutta la nostra comunità che ti accoglierà anche con una targa ricordo per quello che tu hai fatto, per quello che sei, per quello che rappresenti in Italia e all'estero anche per la nostra comunità. In bocca al lupo da parte di tutti quanti noi. Insomma, in bocca al lupo dal primo cittadino di Ceppaloni, Claudio Cadaudo, noi ti aspettiamo a Ceppaloni. Sì, non vedo l'ora, appena posso, con piacere. Senti, visto che l'anno prossimo ci sono i 50 anni del Rugby Benevento, ci fai gli auguri al Rugby Benevento? Vabbè, sì, faccio gli auguri a Rugby Benevento, a tutta la società, ma soprattutto a tutti i ragazzi che fanno parte di questa società e che ogni anno giocano e si divertono sul campo. Ti faccio un'ultima domanda, qual è il sogno di Joshua Furno? Ah, per adesso andare a giocare questo mondiale e cercare di fare il mio meglio. Non sono solo due i sanniti nella nazionale italiana, possiamo dire sono tre, perché ce n'è uno che possiamo dire è acquisito ormai, sono 2 anni oramai che sei a Benevento, preparatore dell'Accademia Federale e stai vivendo una bella esperienza in nazionale. Eh sì, bellissima esperienza, formativa al 100% e
Spero di riuscire a riportarla completamente sul territorio e sicuramente innalzare il livello, cercare di innalzare ancora di più il livello di un'accademia e per contribuire a portare più giocatori possibili in un futuro nella nazionale maggiore. Qualche giovane già comincia a uscire e speriamo di continuare a formarlo così. Di pochi minuti fa la notizia che Massimo Cioffi e Davide Fagnito sono nuovamente in Under 20, quindi sono ragazzi che hai allenato. Ho allenato e con Massimo c'è un rapporto ancora più stretto, e alleno anche Maria, e sicuramente ha un bellissimo futuro davanti e mi auguro di incontrarlo un giorno, che io come responsabile e lui come giocatore. Questo è l'augurio che faccio a me e a lui. Senti, hai partecipato a tutti e tre i raduni della nazionale, ti chiedo cosa ti ha colpito di più del gruppo azzurro? La professionalità, la serietà, come riescono ad entrare in campo, il lavoro in palestra con veramente estrema serietà e con un attimo riescono a essere più tranquilli nei momenti liberi, sembrano giocherelloni fino a un attimo prima di cominciare il lavoro, dopodiché cominciano un lavoro molto intenso e molto serio. Questa è una bellissima capacità secondo me di un atleta di alto livello, che spero, questa è una cosa che spero di trasmettere ai ragazzi più giovani, perché invece sono più tendenti a rimanere scherzosi anche durante l'allenamento. E quando tornerai a Benevento a lavorare con i ragazzi, dovendo fare un esempio, un nome di quelli che sono adesso in nazionale? Ma ce ne sono tanti, sono tutti, veramente sono tutti molto seri. Si può prendere l'esempio di Mauro, perché diciamo è il più grande sia come età che come esperienza internazionale, e devo dire che dimostra di meritare tutti i giorni questi raduni, e veramente dimostra di essere un grandissimo sportivo, perché dà il 100% in qualsiasi situazione, dentro e fuori dal campo. Questa è una cosa, secondo me, un esempio che porterò a tutti i ragazzi. Uno dei veterani ormai di questa squadra, dei punti fermi del progetto tecnico di Brunello, è Joshua Furno. Ci racconti un po' com'è Joshua sia in campo ma anche fuori? Fuori è un po'... sta un po' per conto suo, diciamo. Più che altro, vabbè, giustamente noi, facendo parte dello staff, siamo un po' più... cerchiamo di non stare tra di loro troppo durante le sedute di libere, diciamo, il tempo libero. Però comunque sicuramente è un ragazzo che quando è in campo si nota, insomma, sicuramente si comincia a intravedere una sorta di leadership, secondo me, e quindi cioè, non lo conoscevo prima e sono stato contento di averlo conosciuto in questa occasione. Di noi Joshua lo conosciamo da tanti anni, però abbiamo visto un atleta trasformato da quando è andato a giocare all'estero, quindi vuol dire che tra Francia e Inghilterra forse lavorano attualmente ancora meglio di noi anche dal punto di vista fisico? Ma secondo me non lavorano meglio di noi, secondo me sono sicuramente la prestazione migliora anche fisicamente il giocatore, quindi più che il lavoro in sé per sé è il livello del gioco a cui vengono sottoposti che secondo me li farà crescere. Siamo veramente allo stesso livello, a livello di formazione, di preparazione fisica, siamo veramente allo stesso livello dell'estero. Non abbiamo da copiare né da prendere, cioè, anzi, spesso sono dall'estero che vengono a prendere delle nostre metodologie, soprattutto dall'atletica leggera, ma tante altre metodologie vengono a prenderle da noi. Quindi siamo veramente alla pari su questa cosa. C'è un altro sannita che è Carlo Canna, che è praticamente un esordiente. Come l'hai trovato e come si sta inserendo in questo gruppo? L'ho visto veramente inserire molto bene da subito, ha preso confidenza con tutti, lavora seriamente, ha un po' stato affrettato questo impatto, diciamo, no? Da campionato d'eccellenza si è catapultato a migliore del campionato, convocato alle zebre, convocato al raduno premondiale. Abbiamo fatto il viaggio insieme venendo qui e lui non se l'aspettava, ma devo dire che veramente è un ragazzo serio, un bel lavoratore, sicuramente avrà un bel futuro davanti. Noi ti salutiamo, ci vediamo a Benevento. A Benevento, sicuramente.
Il nostro viaggio termina davanti alle terme di Fiuggi. Siamo stati qui a far visita alla nazionale italiana di rugby. Abbiamo parlato con i due campioni sanniti, Carlo Canna e Joshua Furno. Entrambi hanno un grande sogno, che è quello del mondiale. Il sogno di Joshua è vicino alla realizzazione. Carlo Canna invece dovrà ancora dimostrare qualcosa nei prossimi giorni, ma anche per lui sono ottime le chance. Noi adesso torniamo a Benevento, la città della palla ovale, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Teatro dei Campioni Estate.